Buongiorno a tutti e buona domenica. È stato eletto il nuovo presidente alla Camera, Roberto Fico, del Movimento 5 Stelle. Complimenti. Complimenti e speriamo che faccia un bel lavoro in questi 5 anni. È stato eletto anche il presidente al Senato. Complimenti anche alla nuova presidente, la prima donna presidente al Senato. Spero che si faccia un governo adesso, cioè chi deve governare adesso. I presidenti sono stati fatti, mo dobbiamo solo vedere chi deve governare. Fra centrodestra o Movimento 5 Stelle. Parentesi, il PD bisogna capire cosa vuole fare. Però adesso dobbiamo solo attendere chi deve governare in questi 5 anni. Mo, nei discorsi che è stato fatto dal nuovo presidente del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, e da Luigi Di Maio e delle altre forze politiche, adesso al Palazzo, nella Camera, si comincia a fare dei ritagli, ritagli importanti, sprechi inutili. Soldi dei contribuenti, dei cittadini che non vengono buttati così in quel palazzo, che vengono messi nelle casse dello Stato per aiutare. Adesso vediamo, fino adesso, tutti i partiti che andavano alla Camera, tutti i parlamentari di tutte le altre forze politiche che si sedevano e avevano tutti i privilegi, adesso è diverso. La musica è cambiata. Come dice Roberto, che discorso che ha fatto un bel discorso, ha cominciato a mettere già dei paletti, ha cominciato a fare già chiarezza, che è importante. Cominciate già a dire le cose che bisogna già fare, le cose che bisogna togliere e via di seguito. Da lunedì si comincia già a fare la prima seduta, il primo lavoro e spero che vedremo dei bei risultati del discorso che ha fatto e che ha fatto capire. Ha messo sempre in primo piano il popolo, sempre in primo piano l'ha messo. Luigi Di Maio altrettanto ha detto adesso qui al Palazzo della Camera bisogna fare dei tagli. Troppi soldi buttati e anche lui l'ha messo in primo piano. Che proseguono con un buon lavoro che faranno. Ma adesso dobbiamo capire chi deve governare fra il centrodestra, che non si capisce se sono ancora insieme, Salvini e Berlusconi, oppure no. O Movimento 5 Stelle. Perché attualmente il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica che ha preso il 33% con 11 milioni di voti, che deve salire al governo. Dopo stabiliti i presidenti alla Camera e al Senato, ora bisogna capire chi deve governare in questi 5 anni. Che sarebbe anche giusto cominciare a far venire tutte le grandi aziende che se ne sono andate in Italia. Fare venire in Italia, fare abbassare tutte le tasse alle grandi aziende, così c'è il posto di lavoro per noi, si vende il nostro prodotto e pagano meno tasse e c'è il lavoro perché è importante. Anche nell'agricoltura, vendere il nostro prodotto che coltivano tutti gli agricoltori, non far venire prodotti da fuori. Aiutare i pensionati, creare posti di lavoro per i giovani e tutto via scorrendo. Adesso dobbiamo solo attendere e vedere come si procederà. I primi passi sono stati fatti e sono importanti. Adesso dobbiamo capire adesso chi deve governare e dobbiamo capire Salvini che intenzioni ha.
Berlusconi sarà arrabbiatissimo per tutto questo, però mo adesso noi dobbiamo pensare al nostro partito Movimento 5 Stelle e capire chi deve governare. Perché adesso basta. Dal momento che il Movimento 5 Stelle sta mettendo le mani alla Camera, al Senato, e se governerà, si comincia a vedere tante cose, tanti sprechi che non ci saranno più, tanti soldi fra di loro che non ci saranno più, tante leggi serie e leggi che hanno approvato verranno eliminate. Ma dobbiamo solo attendere il lavoro che devono fare, sperando che fanno una cosa da questo momento, perché la gente che vive in Italia non ce la fa più, specialmente il sud che ha bisogno di lavoro. Spero che adesso avanti vedremo delle cose positive per le famiglie in difficoltà, per i pensionati, per i giovani, per la sanatoria, per tutto. Per tutto. Buona domenica a tutti.